I festeggiamenti sono finiti, perché ovviamente devono finire, c'è ancora tanto entusiasmo, un po' di spirito ovviamente c'è ancora, però dobbiamo pensare alla prossima partita adesso. Sì, certamente dobbiamo pensare al Pisa, che è una partita molto difficile che dobbiamo affrontare domenica, ma la vittoria col Prato è stata importante, ci ha dato molto morale, soprattutto per come è venuta all'ultimo secondo. Ma cosa è successo nello spogliatoio domenica quando si è venuta? Non ho capito niente. Si può battere questo Pisa? Cosa deve fare la Pistoiese per provarci? Come sempre, noi, la squadra fa il massimo per, diciamo, per ottenere il risultato che tutti noi, diciamo, vogliamo, ma diciamo, non stiamo lavorando in settimana per affrontare questo Pisa e vedremo come andrà. Tra l'altro, Giada, ci sono anche delle bellissime notizie, perché oggi c'è stata una, diciamo, la partitella settimanale dove abbiamo visto proprio scendere in campo De Schenko, quindi finalmente è tornato a pieni squadra, ha giocato questo primo tempo, tra l'altro segnando anche la prima rete. Sì, al Turchi contro il Candeglia, una squadra di promozione, al di là del risultato che è ampiamente a favore della Pistoiese, a parte quello però abbiamo visto appunto andare in gol De Schenko. Che allenamento è stato? No, l'allenamento che ci ha, diciamo, ci ha tenuti preparati e pronti in vista della partita di domenica, e siamo contenti che è tornato De Schenko e ha segnato anche la prima rete.